Ciao Gargiulli, benvenuti dall'SMT, io sono M e oggi vi spiegherò come creare un fucile in un sito su internet, ok? Che poi potremmo anche andare a inserire nei gameplay come vi ho spiegato nel primo episodio dell'Angolo High Tech, quindi oggi siamo nel secondo episodio dell'Angolo High Tech. Niente, andiamo, partiamo di subito con... Prendo il nostro browser, andiamo a scrivere pimp my gun in invio. Allora, ci sono due modi: o andate direttamente qua su beta, oppure fate, cliccate pimp my gun, vi uscirà questa bellissima cosa, voi cliccate play, ok, e vi caricherà questa roba qui, ok. Perfetto. Allora, una volta caricato, fate file e qua ci avete fucile d'assalto, mitragliatrici leggere, SMG, tipo MPC-6, cecchini, ok? Oggi vi andrò a spiegare un mio progettino futuro che vorrei fare, ok? Già che ci siamo, spoilerino. Andiamo a prendere questa bella 73 clicchiamo due volte e ci compare questo bel fucilinino, ok? Premettiamo che possiamo anche crearlo direttamente da zero, quindi con parti, ok? Adesso vi faccio anche vedere come. Allora, vi crea questo fucile e ogni cosa, ogni pezzo è a 7, ogni pezzo. Qua c'è un body completo di tutto, qua c'è il tacca di mira, qui c'è l'altra tacca di mira, spegni fiammetro, un mancino, fa la mano, ok? Caricatore, grip e calcio, ok? Poi dipende da fucile a fucile. Allora, in pratica io voglio farmi un bel fucilinino da MC, una K un po' tamarro, ok? Allora, per andare a vedere tutte ste belle cosettine qua, noi, eccolo qua, un bel silenziatore. Dovete andare su parts all'inglese e andate, è tutto in inglese questo sito, e andatevi a cercare quello che vi serve, tipo questo barrels, ci sono rifle barrels, flash hiders, che sono serve gli spegnifiamma, altri spegnifiamma, silenziatori, i blocchi, i tubi, il robo del gas, il recupero gas, vabbè. Poi c'è il receiver, che sono gli upper, i lower, completi, i bolt e altre miniaturine. Ci sono le grip, i paramani, i grip, pistol grip, le varie cose. Poi ci sono i rail, ci sono tante cose, i RIS, ecco i RIS, già che ci siamo prendiamo anche questo. Vedete che qualsiasi cosa che prendete è un gruppo unico. Voi fate ungroup, cioè tirate via, e vedete che adesso una cosa è... ogni cosa è divisa a sé. Ok, uno dice, Miguel, ma perché non prendi direttamente il paramano e la K con riso? Figo da Dio. No, non voglio, voglio questo cappino qua, ok? Punto, non mi rompete. Qua il tromboncino lo tiriamo via. Per spostare le cose basta cliccare sopra, vi verrà selezionato la vostra parte e basta tenere col pulsante sinistro del mouse e andate a spostare, come spostare un'icona del computer. Sì. Prendiamo questa e la mettiamo qua, ancora un pelino più avanti, un pelino sì, dai. Ok, il tromboncino. Per eliminare le cose basta andare qua sul cestino. Semplice, prima le selezioniamo e poi le eliminiamo. Easy! Tipo, selezioniamo, eliminiamo. Se vogliamo duplicare una cosa, per dire, un silenziatore, selezioniamo, duplicate. Adesso però... selezioniamo un po' di... no? Devo selezionare tu... selezioniamo, cancelliamo. Oh, semplice, easy, molto easy. Parti, allora, scopes, redot,
quello grafico, qua ci sono gli ho, dove sta il red hot? Eccolo qua, questo red hot, voglio questo kit e la mettiamo qui, molto carino, eccolo qua, così, anzi no, questo dovrebbe stare così, su, ok, poi parts, grip, pistol grip, questo mi piace molto, so che questo è da M4, ma non mi rompete, non è quello, ecco questo qua, anche questo, però gli cambiamo il colore, no, il colore glielo facciamo dopo, prima voglio farvi vedere cosa voglio fare, oh, vedete, ecco quello che volevo spiegarvi anche qua, vedete che ogni cosa è sopra un'altra cosa o sotto un'altra cosa. Ok, vedete che qua il pistol grip non può essere così perché questo è da M4, però quello da AK simile a questo ovviamente è un nastro robino qui. Niente, noi basta che clicchiamo sopra e qua gli diciamo, no, scusate, qua gli diciamo sopra di uno, sotto di uno, sopra di tutto quello che c'è o sotto di tutto quello che c'è. Io faccio sotto tutto quello che c'è e guardate, magic, vedi che sparisce. Ok. Magia. Tap. Ok, qua ci va un Ampeg, volevo metterci un Ampeg tipo questo. Ok, però vabbè, non lo metto per far vedere cosa volevo fare. Poi. Quartz. Facciamo stock sarebbero i calci, voglio il mio boy, però questo qua. Questo port stock dov'è? Ecco, dovete andare su eccetera e ci sono i tubi. Non trovo i tubi. Ok, vedete che il tubo va sopra, io gli dico sotto di tutto e tac. Ora seleziono tutto qua. No, prendo questo qui, lo elimino, prendo tutti e due e li metto qua, così, tac, ora, così non lo lascio, così questi colori non lo lascio, allora io prendo il nostro bellissimo paramano, vedete che ci sono due colori qua in questo caso, ci sono il nero delle guancette, cioè il nero per tenere le guancette e il marroncino delle guancette del paramano in legno. Noi andiamo sul colore legno e gli diamo un bel tan da Kerb. Invece questo nero grigio lo lasciamo. Il caricatore ha un solo colore, tan da Kerb. La grip, tan. Il calcio, tan. Lasciamo il fondello grigio, invece le viti nere così che contrastano di più. Poi questa grip, tan il pezzo sotto, il silenziatore, tan il pezzo davanti. Poi questo è il mio bel fucile, selezioniamo tutto, fate questo qua che è scala, ok. E ho fatto la cazzata dell'anno. Maledizione. Cacchio. Sono tornato davvero prima, più o meno. Sì, vabbè. Se volete ingrandire la scala di tutto insieme, dovete prendere, selezionare tutto, fare group, creare il gruppo. Vedete che vi crea un gruppo, un pezzo unico. E mo, ecco, scusate, andate su qua e vedete. E vedete che possiamo spostarlo. Oh, ok, perfetto. Allora, questo è per spostare, questo è per inclinarlo, ok? Ok, io non lo voglio inclinare, vabbè, ormai l'ho inclinato. E questo è per la scala. Tenete premuto sempre qualsiasi comando che fate, dovete tenere premuto. Lo ingrandite quanto lo volete. Ok, perfetto, cliccate fuori e ci siamo. Il mio fucile, il mio progettino sarebbe questo, ok? In futuro dovrei fare questa cosa qua. Ok, una volta fatto tutto, fate file, save jpeg, ok. C'è un problema,
l'altro giorno ho cercato di farlo, faccio salva e non mi salva un cacchio. Ok, niente, nessun problema. Se avete Windows 7 almeno, fate cattura, strumento di cattura, ecco, fate strumento di cattura nuovo, prendete parte bianca e ve lo salva. Sotto ci sarà scritto Pimp My Gun, ok? Ma se andate a rivedervi il primo episodio dell'Angolo High Tech, vi faccio vedere come eliminare tutta la parte bianca, anche scritta sotto, che alla fine rimanga solo ed esclusivamente il fucile. Ok? Fate salva, andate su sul desktop per dire, no? Fate AK custom smt by m, fate salva, potete chiudere, aprite il vostro disegno e il disegno, la vostra foto ed ecco quella qua. Vi invito nuovamente ad andare a rivedervi la prima puntata dove vado a spiegare appunto come eliminare il fondo e lasciare solamente ed esclusivamente il fucile com'è, per poi applicargli un colore sopra, lasciarlo nettamente così o per opacizzarlo. Vi saluto, vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, perché con i mi piace riesco a capire se il video vi piace o meno. Anche commenti, se avete dei commenti abbastanza intelligenti da dire guarda secondo me dovresti fare così, cos'ha, o anche commenti a cazzo se volete, non c'è nessunissimo problema. Passate anche su Facebook, ci sono anche tante altre belle cose, piccoli video, piccole foto che ovviamente su YouTube non mettiamo, soprattutto le foto, perché su YouTube che metto la foto non si può, solo video. Vabbè, lasciamo stare. Vi rimando al terzo episodio della rubrica del soldato che abbiamo fatto sia io che esse, molto molto carina, sulla posizione di tiro, sulla posizione del corpo per tirare da in piedi, seduti e sdraiati. Vi saluto, al prossimo video, e ricordatevi, gargiulli a casa e gargiulle, speriamo che ci siano delle gargiulle, ma non credo proprio, stay angry e stay biru, yeah.